Buonasera a tutti, siamo qui dal Salone del Libro per dar forma al futuro. Questa sera abbiamo la fortuna di farlo col professor Giulio Giorello. Buonasera a tutti naturalmente. Siamo qua in collegamento con il sito internet della stampa, gli ascoltatori, spettatori, lettori ci vedono, io le farò delle domande e sarò il tramite delle domande dei lettori che sono arrivate copiose. Molto su bene. Tutto, spaziano 360 gradi, filosofia, scienza, storia, ma io partirei dall'ultimo suo lavoro. Allora, la casa editrice Il Mulino sta facendo una serie, a mio modo di vedere, molto interessante, dedicata ai sette vizi capitali. Al professor Giulio Giorello è toccata, guarda un po', eccolo qua, la lussuria, sottotitolo La passione della conoscenza. Ecco, intanto, a me piacerebbe partire dal titolo, La passione della conoscenza. Perché? Lussuria e conoscenza? Buona domanda, ovviamente, visto che poi anche suggerita dal titolo. Conoscere nelle tradizioni dell'Occidente, per esempio fin dalla tradizione ebraica, vuol dire tanto conoscenza carnale, tanto invece conoscenza di altro tipo. Una conoscenza che parte sempre dal corpo, dalla fisicità, da quello che c'è, e poi decolla e va via nel cielo delle idee. Il Marchese de Sade scrisse: solo per colpa dei cristiani impostori la lussuria è stata classificata tra i crimini. Lei ne parla nel suo libro, è così? Concorda col Divin Marchese? De Sade scrisse addirittura i crimini dell'amore, insomma, ma naturalmente svuotava il cliché cristiano che vedeva nella lussuria un peccato, poi degradato a vizio e poi eventualmente delitto da punire con gli strumenti della legge. Io concordo, sì, con il Marchese di Sade. Ho la sensazione che non sia soltanto il cristianesimo però a prendersela con la lussuria, sia un vizio comune questo del cristianesimo con le due altre grandi religioni monoteiste dell'Occidente, l'ebraismo e l'Islam. Dico dell'Occidente perché l'Islam tra l'altro è stato anche il nostro Occidente, non soltanto il nostro Oriente, pensiamo al momento d'oro dell'Andalusia, insomma. Certo, sì, infatti le grandi... anche la grande architettura andalusa, arabo-andalusa. Lei la lussuria come forza debordante della natura, è così? Sì, è così, perché lussuria ha la stessa radice di lusso, ma anche di lussureggiante, cioè la vita rigogliosa. Certo. Vita rigogliosa che naturalmente per esprimersi può passare anche attraverso la morte. Questa è una lezione che troviamo in grandi poeti del passato, in Tito Lucrezio Caro, per esempio, che celebra la forza della natura con Venere all'inizio del suo poema, ma che poi ritroviamo ben inserita nel contesto scientifico dell'evoluzione darwiniana. Darwin ha scritto delle pagine bellissime proprio sulla scelta sessuale, sulla selezione attraverso non soltanto l'adattamento ma anche attraverso il sesso. E forse questa è stata l'idea più eretica di Darwin, perché andava contro anche l'ortodossia degli evoluzionisti stretti. Sì, certo, perché l'idea del sesso come sistema di evoluzione, sì. Per capisce, di più, certo. Aggiungiamo, nella maggior parte delle specie, dai coccodrilli fino alle scimmie, passando per i pavoni, che era un po' una fissazione di Darwin, soprattutto esercitata dalle donne sui maschi. Pensate a dire questo in una società come la società vittoriana dell'Ottocento, dove per non far venire tentazioni strane si coprivano persino le gambe dei tavoli. Coprivano le gambe dei tavoli, certo. E poi e soprattutto la monogamia. Non esiste in natura, in quasi nessuna specie. Oddio, vero? ci sono delle specie che sono monogame, ma sono poche. Sono rare, sì, sono rare. Alcune sono marcatamente poligame, alcune fanno un po' così. Quello che capita poi nella vita. Insomma, come direbbe il mio amico Feyerabend, anything goes, quasi qualunque cosa può andar bene. A proposito di donne. Allora, Cleopatra e le altre si intitola, se non sbaglio, uno dei suoi capitoli. Tra l'altro titoli bellissimi di capitoli. Lussuria come contropotere.
Ci illumina questo bel, io lo so già che è un bel concetto, soprattutto per noi ragazze. Beh, le quattro grandi lussuriose della tradizione che Dante raccoglie nel famoso quinto canto dell'Inferno, tormento di ogni studente, sono quattro grandi regine: Cleopatra, Didone, Elena e la grande Semiramide. Le quali Semiramis. Semiramis, di cui si legge che fu sorella a Nino, secondo altre versioni che succedette a Nino e fu sua sposa. Vabbè, doveva essere prima sua sposa e poi succedergli, ma comunque la poesia e i suoi diritti. Queste signore sono persone che tutte quante hanno creato un potere alternativo. Semiramide a quella del marito, certo. Didone ha costruito contro la sua stessa famiglia un potere autonomo che poi va a catafascio perché arriva quel rompiscato del Pio Enea. Elena, Pio Enea, non ne parliamo, certo. Quanti Enea, disastri ha combinato. Chi resta ancora? Cleopatra. Cleopatra è nella tradizione dell'Occidente la grande nemica che d'Oriente, dall'Egitto, mina l'integrità romana, seduce, rende un bamboccio il povero Marcantonio, poi alla fine arriva quel frigido di Ottaviano che Cleopatra non riesce più a sedurre e quindi la parola si fa per dire al serpente, o meglio il morso al serpente. Dante se la cava via con un Cleopatras lussuriosa, basandosi sulle fonti latine, ma noi abbiamo una grande celebrazione di Cleopatra in quel meraviglioso testo che è Antony and Cleopatra, cioè Antonio e Cleopatra di William Shakespeare. Da lì sono venuti fuori tutti quei bei film hollywoodiani, compreso una prosperosa, anche se non credibilissima, Liz Taylor nella peplum, parte come si chiamavano, di Cleopatra. Cioè, okay. E contropotere anche attuale, anche adesso penso che si possano individuare delle figure di grandi lussuriose o forse lussuose, non so, che evocano il contropotere. Che intanto un esempio più vicino a noi delle regine citate da padre Dante sono le grandi regine del Rinascimento, cinquecentesche regine, certo, la grande Caterina di Medici, certo. O per venire più vicino nel tempo, pensiamo a generazione successiva, da una parte Maria Stuarda e dall'altra parte Elisabetta. La regina vergine. Vergine si fa per dire. Appunto, si fa per dire. Chiedete probabilmente ragguagli a Sir Walter Raleigh oppure a Sir Francis Drake. Gli faceva tanto comodo allora dire la regina, esatto. Definirla la regina vergine ai contemporanei, ma comunque. Ma voleva dire che non voleva un marito, certo, che le mettesse, certo, i piedi in testa. Certo, certo, certo. Beh, poi abbiamo delle altre grandi regine oggi. Chi potremmo dire? La regina Elisabetta II. Un po' scesa rispetto allo standard della prima, ma insomma la tradizione almeno britannica vede molte teste coronate femmine. Ricordiamoci anche dell'ottima Vittoria, che poi era meno bigotta di come l'hanno fatti i vittoriani, insomma. Sì, sì, grande passione col suo Albert e forse non solo. Ma se, Don Giovanni è il catalogo, perché la lussuria, eccolo là, De Sade l'abbiamo detto, sì. Prima Don Giovanni, l'introduzione, Don Giovanni viene a sé, Don Giovanni è il catalogo. Don Giovanni, Madamina, è il catalogo, prima che se ne impadroniscano di lui due furbacchioni genialissimi come Da Ponte e Mozart, però ci sono degli altri Don Giovanni, uno apparentemente cupo ma è fortemente eversivo di Tirso de Molina, ma forse il più beffardo e il più filosofico è il Don Giovanni di Molière. Quando gli dico: ma tu che cosa credi? Lui risponde: credo solo che 2 + 2 = 4. Commento del servitore: ah, bella religione dell'aritmetica. Allora qui il libertino non è soltanto uno che passa di ragazza in ragazza, o qualche volta anche qualche maschietto, non si sa mai, nel passaggio, ecco, passaggio da un nido all'altro, ma anche colui che passa da idea a idea e appunto realizza la conoscenza non soltanto come acquisizione di nuove idee, ma anche come possibilità di mollarne per prendere ancora di nuove. E la storia non ha fine, la lista non si chiude mai. La lista non si chiude mai e non si chiude non solo, ma forse si apre anche con la grande lussuria, con Eva. Beh, con l'acquisizione della conoscenza attraverso il morso della mela, quindi proprio conoscenza
La lussuria come conoscenza, o no? O la mia lo cara può ravvisare? Amica Margaret, Margherita, scusate, stanchezza, ma Margherita Hack sostiene che Eva è stata la prima scienziata e il suo peccato di curiosità è proprio lussuria della conoscenza. Tant'è vero che una volta in un testo serio di Margherita che abbiamo pubblicato per Cortina un po' di anni fa, che si chiamava Sette variazioni sul cielo, l'ultima variazione era dedicata proprio a una specie di Eva che mangia la mela della teoria dell'inflazione, che oggi è una delle teorie più ricche di nuove idee nel campo della storia dell'universo. Quindi è cominciato subito, insomma. È cominciato con Eva. Professor Giorello, là in questa appunto serie dedicata ai vizi capitali, come mai la lussuria proprio a lei? Ah, questo è semplicemente per una ragione puramente contingente, perché tutti gli altri erano già appaltati. Credo che appunto si rivolsero a me perché alcuni anni fa avevo fatto una conferenza su Don Giovanni, giusto appunto, la seduzione, in uno dei posti apparentemente meno seduttivi di questo mondo, perché ero stato invitato niente di meno che dalla facoltà teologica della città di Ginevra. Ecco. Accidenti, beh, forse se ha il suo grado di seduzione, la facoltà teologica di Ginevra, beh sì. Sono comunque d'accordo, però io dico sempre in memoria del grande Giovanni Calvino, che tra l'altro fu lui a creare lo stereotipo dei libertini come porcaccioni, ma anche come insubordinati e ribelli. Ecco, in onore del grande Giovanni Calvino, quando andate a Ginevra portatevi sempre un estintore, non si sa mai, perché nessuno vuol più fare la fine di Michele Servetto. Ma se lei avesse dovuto scegliere invece quale vizio avrebbe scelto? Questo allora, o un altro? Sono belli i vizi, cioè i vizi sono belli tutti, ce n'è di meno, di più. No, è brutta l'avarizia. L'avarizia è brutta, ma anche l'acidia. L'acidia è brutta, l'acidia sì. Non si capisce manco cosa vuol dire adesso. Acidioso, uno si dice sa che è. Si ma mangia, e poi ecco. Quello pigro, l'acidioso, e l'acidioso quelli, è il quelli che Dante sempre che diceva lei addio spiacenti dalle amici sui, quelli lì, noioso, meglio l'ira. Allora l'ira io è simpatica. Mi ero candidato per l'ira. L'ira è simpatica. L'amico Baudet disse: caro Giulio, tu che hai tanto vissuto nell'Irlanda del Nord, poi mi scrivi i punto, R punto a punto, cioè l'IRA, l'esercito repubblicano irlandese. E questo è un libro non per il pubblico nordirlandese, bensì per il pubblico italiano. Quindi in questo modo Baudet si tenne l'ira e la sta facendo, credo sarà un libro bellissimo, mentre io ancora mi sono tenuto la lussuria, con grande simpatie lussuria, sì, per Don Giovanni, come si diceva prima, Don Giovanni, ma anche per le versioni femminili per di Don le Giovanni, donne, sì, perché certo, ce n'è un mucchio certo, molto, e sono molto simpatiche. E sono molto molto interessanti. Poi ha spaziato sull'India, le divinità indiane, anche questo è un passaggio, è sì, tutto ci sono un po' di indiani, un po' di arabi, ma soprattutto assiri babilonesi, che appunto la famosa Semiramide o Sammurammat, per dirla nella lingua dell'epoca, era una che era un po' come Don Giovanni al femminile, cioè cambiava amante quando si stufava. Pare che la signora, vuole una leggenda che è sicuramente una caricatura, la signora quando si stufava anche eliminava lo sventurato. Ecco, quindi questo forse è un modo un po' primitivo di cambiare soggetto, mentre Don Giovanni si limita a sedurre e abbandonare. Le api regine, no? che mangiano il fuco. Ecco, adesso però è veramente, parlare con lei è una fonte inesauribile di curiosità, ma adesso è tempo di passare alle domande dei nostri lettori, telespettatori, che dicevo prima sono veramente tante, e questo mi conforta, e proprio a me che mi occupo normalmente di televisione, ma mi apre il cuore, perché vuol dire che da parte dei nostri lettori, ma dei lettori io credo in generale, c'è voglia di parlare di questi argomenti, che c'è la possibilità di trattarli in modo assolutamente comprensibile, nello stesso tempo profondo, come fa Giulio Giorello. Allora, cominciamo. Senta, Fede e ragione. Andiamo già subito. Fede e ragione. Nell'Italia di oggi, con la presenza più estesa di religioni diverse da quella cattolica con la quale il pensiero nostro tradizionalmente si confronta, secondo lei le questioni etiche, data sta premessa, relative alla scienza, si complicano? Si complicano le questioni etiche di qualunque tipo, non soltanto quelle relative alla scienza. Perché ciascuna religione pretende di avere la chiave del mondo,
c'è poco da dire, insomma. Per forza, in quanto tale, la pretesa, le monoteiste hanno pretese di assoluto. Certo. Io consiglierei di tornare alla bella religione dell'aritmetica, quella di Don Giovanni secondo Molière. Crediamo che 2 più 2 fa 4, 4 più 4 fa 8, e che non so, l'area di un triangolo, diciamo questo, che è la somma degli angoli interni di un triangolo uguale a 180 gradi, se siamo nella geometria euclidea, perché possiamo anche cambiare assiomi. E quindi la scienza ci insegna la relatività del pensiero, la religione invece è nostalgica dell'assolutezza. È nostalgica dell'assolutezza, oppure un vecchio sano paganesimo, ma penso assolutisti che lo sono un po' lo anche sono pagani, anche, adesso certo, diciamolo anche francamente, sì. Informarsi proprio delle condizioni di vita di cristiani e di musulmani in certe zone, di fanatici induisti del subcontinente indiano, né gli musulmani né i cristiani delle varie denominazioni vivono così felici, sono cose che poi proprio anche la stampa, nel senso più in generale la stampa vostra ha denunciato talvolta con grande efficacia. Certo. Ha visto per caso quel film di Amenábar Agorá? Quello sì, dedicato alla filosofa Ipazia? Sì, l'ho visto, l'ho anche presentato, l'abbiamo presentato insieme Luciano Canfora, Silvia Ronchei, Gabriella Caramore, Carlo Ossola ed io a Roma, l'Enciclopedia Italiana. Io ho trovato questo film un film molto serio, didatticamente molto efficace, ben riuscito, una interprete meravigliosa, con qualche libertà, non tanto sulla tragica morte di Ipazia, che lì si capisce che c'è un espediente narrativo, perché la morte nel film non sia cruda come è successo in realtà, fatta a pezzi, sventrata con dei cocci di conchiglie acuminate, poi bruciata, insomma, una cosa orribile. Nulla le è stato risparmiato. Mentre il film le dà una morte un po' più pietosa. Questa è una libertà che è ovvia, insomma. Un'altra libertà è che il regista, per far vedere quant'era intelligente Ipazia, anche come matematica e non solo come grande filosofa, addirittura ne fa quasi un predecessore di Giovanni Keplero. Sì, questo insomma è questo un po' audace. Molto, insiste ecco, molto sul fatto audace. Lei avrebbe scoperto che la Terra gira intorno al Sole, e per di più non in un cerchio, bensì un'ellisse. Come appunto. In realtà noi sappiamo soltanto che Ipazia si è occupato di sezioni coniche, l'ellisse è una sezione conica, non è detto che abbia bruciato che il povero Keplero. Certo. Però onestamente il regista alla fine mette una bella ascalia in cui ristabilisce la verità storica, così non sarà processato dal tribunale dei miei cari colleghi storici della matematica. Amenábar è un bravo regista, quindi anche scaltro, lei mi dice. A questa domanda è curiosa, gliela fa Chiara da Bologna. Che cosa nota di più in una persona quando cammina per strada? Una risposta molto banale sarebbe il modo di camminare. Se uno guarda una persona che cammina, guarda come cammina. Probabilmente le chiedo, e muove le braccia, la postura, le spalle, butta i piedi di qua e di là, cioè che cosa fa, ispira? L'equilibrio del corpo, secondo me, è essenziale. Aveva ragione, la coordinazione. Sì, aveva ragione Kleist, il grande de poeta, che diceva che è il movimento del corpo quello che dà l'essenza di una persona. Lo diceva criticando le ballerine del suo tempo, dicendo che le marionette erano più brave, questo bisogna dirlo, Kleist aveva dei gusti molto particolari. Invece, ecco, lei crede negli extraterrestri? Come dicevo prima, io credo. Ha delle belle curiosità, questi ragazzi. Io credo sostanzialmente che 2 più 2 faccia 4 e 4 più 4 faccia 8, certo. eccetera, abbiamo già detto. Ma è fondamentale, ritengo che in certi modelli di universo la probabilità che esistano degli extraterrestri sia abbastanza alta. Non la certezza, però sia abbastanza alta. Però attenzione, questi extraterrestri, perché siano, oltre che delle forme di vita di un qualche tipo, anche le forme di vita intelligenti e desiderose di comunicare, le probabilità si restringono. Per di più dove sono? Forse a distanze così grandi che la comunicazione, se mai avvenisse, sarebbe uno scambio di messaggi, tipo un sì o un no a distanza di 300 anni l'uno dall'altro, certo. Quindi non di grande soddisfazione. Su questo sono di nuovo molto d'accordo su quello che ha scritto in quel bel libro che citavo prima, 7 variazioni sul cielo, Margherita Hack. Saltiamo di palo in frasca, perché il concetto è proprio questo, no? Spaziamo 360 gradi sulle domande dei lettori, ascoltatori, spettatori.
Valeria da Roma le chiede se c'è la, se lei sente la sensazione di una, della, della filosofia ghettizzata, cioè del ghetto dorato o no, o metallico, no, o ferroso, no, della filosofia. No, è la sensazione che oggi la filosofia abbia in certi contesti più vivacità e più motivo di essere che mai. Per esempio nel campo della scienza, grazie alle sollecitazioni che vengono da discipline come la matematica, ma direi la biologia, la comprensione del nostro cervello, e anche per esempio da grandi problemi dell'economia. Forse un po' più di filosofia avrebbe aiutato certi economisti a stare un po' più attenti a, insomma, a fare i boccaloni e lasciarsi fregare dalle bolle economiche. Detto questo, ho la sensazione talvolta che una certa Italia si ghettizzi non la filosofia ma l'intera cultura. Certo. Questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso. E infatti Davide di Novara le chiede: ma la laurea ha ancora importanza? La laurea forse come pezzo di carta? O che cosa, insomma, significa? Io non credo molto ai pezzi di carta. Questo lo dico sinceramente. Più volte, quando mi hanno chiesto dei pareri, ho espresso l'idea che il sistema universitario dovrebbe essere liberalizzato, un po' sul modello di quelli degli Stati Uniti per intenderci, e che quindi conti non la laurea in quanto tale ma la laurea da un buon università piuttosto che una meno buona. Questo comporta l'abolizione però del valore legale del titolo di laurea, e questo sì, è un passo, passo che non so se l'Italia se la sente però, certo, di farlo, certo. E Nicola, che è da Bari, non so se è un on the plume, perché Nicola di Bari è forte. Nicola di Bari. Se potesse tornare Nicola studente, caro professore, che cosa studierebbe? Ancora quello. Ma io probabilmente ho quello che ho studiato. Ma sì, la risposta è quello che ho studiato, no, matematica anch'io. E o filosofia, insomma, certo. Ma forse mi darei di più alla fisica, che è più concreta della alla matematica. Alla fisica, beh, poi la fisica è in sé filosofia, cioè no, conchiude già, racchiude i concetti, o viceversa. E sempre sono, evidentemente abbiamo molti lettori giovani, perché che cosa consiglierebbe a un giovane indeciso su cosa fare nella vita? Questo però, è molto, domandina è molto da niente, più eh? Difficile. Allora, una risposta cinica è: scegli una professione che gli permetta di una vita agiata, perché ci sono adesso qui, per esempio qui a Torino ho visto in una bancarella un libro intitolato più o meno La povertà è la vera ricchezza. Beh, lo vado a dire a quelli che sono poveri davvero, quell'autore, certo, che poi gli arriva il libro sulla testa. E che adesso aumentano sempre di più, esatto, quelli che sono poveri, e non è un luogo però comune. Però se uno riesce a unire a un sano realismo economico, certo, anche una passione, allora il consiglio è: fai quello per cui tu ti senti più portato. E probabilmente a questo punto, incerti per incerti, precari per precari, appunto, almeno ti diverti con quello almeno che fai. Divertirsi. Allora Gigi da Asiago le chiede che cosa pensa delle ultime polemiche che hanno modestamente investito la Chiesa. Beh, sono fatti loro per certi versi, certo, perché io non appartengo alla Chiesa Cattolica Romana, quindi non sono fatti su cui io mi sento autorizzato a intervenire. Mi domando semplicemente se costoro che tanto fanno prediche sul comportamento degli altri e ritengono di parlare a nome di tutti, non dovrebbero meglio guardare i vizi di casa loro. Sì. Cos'è che dice il Vangelo? Prima della pagliuzza nell'occhio di quello là, non guardare la poi la tuo trave, cioè. Del resto lo dice anche il Papa: i peggiori pericoli per la Chiesa vengono al suo interno, l'ha detto anche Benedetto XVI. Ah sì, ma infatti lui probabilmente sta facendo, gode di cattiva fama, ma forse sta facendo abbastanza contro, da sapere. Il libro della vita, il libro che torna a rileggere di tanto in tanto, guardi, le chiede Giuliana. Se stiamo sulla prosa sono due. Uno è L'urlo e il furore di William Faulkner, secondo me uno dei più grandi scrittori americani che il mondo abbia avuto, anzi che l'America abbia avuto, però è anche uno dei maggiori scrittori di lingua inglese che il mondo abbia avuto. L'altro è sempre uno scrittore di lingua inglese, nemmeno lui un inglese, alludo a Ulysses di James Joyce. E quei libri che periodicamente sì, va a leggere sono sempre hanno sempre qualcosa Faulkner di nuovo. Faulkner, certo, e Joyce, non so, potrei citare nel campo della poesia I Cantos di Ezra Pound, tanto per un italiano?
un italiano, devo andare un po' nel passato, Leopardi naturalmente, il grande Giacomo Leopardi, e ovviamente padre Dante Alighieri, citato anche in questo libro La lussuria. Certo, beh, perché a Dante la lussuria è simpatica, Dopotutto, Dante è molto indulgente, no? Dopotutto è il primo dei grandi vizi, gli altri sono molto peggio, e Boccaccio, che era grande lettore di Dante, dice, d'altra parte, Dante riconosce che senza lussuria non ci sarebbe nemmeno vita. Certo. Poi questa c'è Giacomo da Bassano che le chiede se quando ha bisogno di riflettere si rifugia in qualche luogo particolare. Dopo il, curiosi, sti ragazzi, dopo il libro del cuore, il luogo del cuore. Allora, uno dei posti adatti dove riflettere per lavorare il proprio studio, ma tante volte è utile staccare con il posto su cui uno lavora, la propria città abituale, dove vado a riflettere. Io mi trovo molto bene in tre città. Una è Cordoba, la città dell'Andalus. L'altra è, può sembrare strano, una città che amo molto, anche se non è una bella città, ma una città molto proferita e profonda, che è Belfast, in Irlanda. E la terza città, ma qui potrei aggiungere, ho detto Cordoba, Belfast. Un luogo italiano? Guardi, mi una piacciono collina, d'Italia le piccole città. Adoro Lucca, per esempio. Lucca, che trovo meravigliosa. Certo, è comprensibilmente bella. La piazza del mercato di Lucca è una delizia. Parlo in frasca, Parliamo e fraschiamo. Una cosa bella e una brutta del Salone del Libro. Dunque, una cosa bella del Salone del Libro sono i libri. Mai visti tanti libri come messi insieme, soprattutto è l'occasione di vedere degli editori che sono, secondo me, ingiustamente penalizzati dalle loro distribuzioni. Certo, editori anche piccoli e piccole case editrici. Questa è la cosa bella, la voce anche dei piccoli editori. L'altra cosa che trovo invece negativa, guarda qua, positiva, rimetto una negativa, il senso profondo di rumore, luce troppo forte, è quello che una volta ai miei tempi si diceva il casino. C'è casino, ecco, ci si parla casino, continuamente, c'è una sovrapposizione continua di stand, sì. E per allargare il concetto dal salone dal contenuto al contenitore, che cosa pensa di Torino? Beh, è una città molto bella che in questi anni è rinata proprio, con una politica urbanistica molto intelligente che ha valorizzato edifici storici e anche strutture nuove, e questo mi sembra molto bello. Ci sono dei monumenti di Torino che io amo, uno è curiosamente la Mole Antonelliana, che ha conosciuto varie destinazioni d'uso. Non mi faccia parlare della sindone, per favore. No, della sindone la lasciamo là. Sì. Invece Francesca le chiede se c'è un terreno comune, io immagino di sì, ma comunque se c'è un terreno comune su cui possono lavorare atei e credenti. Sì, un mucchio. Sia nella ricerca della verità e anche in altri. Un mucchio, ma direi, voglio dire, non mi importa se quel tal medico che sta cercando un vaccino contro una malattia rognosa o che lotta per identificare l'agente patogeno di un nuovo morbo sia cattolico, musulmano, protestante, ateo, agnostico o voodooista. L'importante è che si lavori bene. C'è un mucchio, io di cose su cui possiamo dialogare tra laici e clero, tra credenti e non credenti, eccetera, eccetera. La penso come il narratore della peste di Camus. Lavoriamo insieme perché per sconfiggere la peste, ridurre la sofferenza in questo mondo. Abbiamo, credo, la nostra mezz'ora sta quasi per scadere, però tra l'altro vi dico già subito che alla fine, lo so che aver avuto il professor Giorello poi vi potrebbe invogliare ad andare via dal computer, ma invece non fatelo, state ancora qua perché le trasmissioni continuano, come dicono in TV, stay with us. Allora, senta, questa è una domandina da niente, cioè se la ricerca scientifica deve porsi il problema del limite oppure no? Ma io credo che i limiti alla ricerca scientifica vengono dati dalla società civile. C'è un grande principio che si chiama il principio di assenza di danno ad altri, era un principio sancito per esempio dai padri fondatori degli Stati Uniti d'America,
E sulla base di questo semplice principio si eliminano subito abusi come quello di sperimentare sulla gente senza il loro consenso. Non è, da questo punto di vista, non è scienza in nessun senso quella porcheria che è stata fatta per esempio dei medici nazisti, però perché appunto se uno non vuol sottoporsi a una ricerca sul proprio corpo a scopo conoscitivo, beh, che lo sappia, che sia pagato e che decida in maniera completa. So bene che questo problema del consenso informato si apre a degli abusi, si tratta di lavorare insieme, questo è un altro esempio dove si può lavorare insieme anche se idee diverse, nel rispetto degli individui. E la Chiesa deve mettere becco nelle questioni scientifiche? Lo chiedo io d'altronde, ma lo chiede anche Franca. Ma dipende cosa si intende per mettere becco. Ciascuna persona può benissimo intervenire su qualunque cosa, quindi anche sulla ricerca scientifica. Non è che la ricerca scientifica debba avere una sede privilegiata, niente critica, ma scherziamo. Un conto però è criticare, un conto è incarcerare, un conto è fare delle proposte, un conto è mettere delle imposte. Non so se la distinzione è chiara. Ecco. È chiaro, professore. E ancora questo, i tagli alla ricerca spaventano, molti studenti scappano all'estero, la famosa fuga dei cervelli. Ancora un consiglio per i giovani, che cosa consiglia un giovane laureato in materie scientifiche? Cercare di farcela qua o basta arrendersi? Beh, molto dipende dalle circostanze più generali di vita, dai propri affetti, dalle proprie capacità di rischiare, dal contesto in cui uno si trova. Ma io credo che se uno è molto coraggioso prenda la nave, o uno si dice prende la nave, diceva Nietzsche, adesso diciamo prende l'aereo, no? Prende l'aereo e se ne vada in altri paesi, soprattutto in paesi nuovi e vitali, non so, dall'Australia al Brasile per esempio. Ho sgranato gli occhi perché, dunque, Candeline Anonime dice: non credo di svelare un segreto. Buon compleanno, professore. Beh, grazie. È così? Grazie. Sì, sì, è vero? Oggi è per puro caso il mio compleanno. Oh, e allora tanti avrei auguri, grazie. Avrei preferito festeggiare il non compleanno, ma ci sono sempre 364 giorni per farlo, insomma. Ma che bello che lo festeggia anche qua tra noi a Torino, sì, sono del libro e anche qua nello stand che io con la stampa. Ho cominciato ho scritto qualche poca cosa sui giornali, ho cominciato con la stampa, quindi è un piacere essere qui con voi. Certo, grazie ancora, grazie professore, ricordiamo grazie il libro appena uscito con il Mulino, è Lussuria, la passione della conoscenza, per questa serie dedicata ai vizi capitali, restate collegati perché le trasmissioni continuano, buon salone a tutti, ciao, grazie professore.